cosa vuole dirci Dio attraverso gli angeli? Più di 20 anni fa a Roma, all'incirca alle 2 di notte, mentre percorrevo in motorino le vie del Gianicolo, fui quasi travolto da un'automobile che ad alta velocità non si era fermata allo stop. Il conducente, inchiodando bruscamente per miracolo, mi salvò la vita. In quel preciso istante partì una telefonata dal numero fisso di casa mia, dove però non c'era nessuno, verso il telefono di mio fratello che a quell'ora dormiva. Sono qui a raccontarlo e ho ancora i brividi a ripensarci. Eppure deve essere stato un avvertimento soprannaturale, il segnale che forse dovevo rivedere qualcosa nella mia vita. Chissà quanti di voi hanno vissuto esperienze simili e quanti di voi hanno saputo tradurre segni, incontri o accadimenti non riconducibili alla razionalità. Gli angeli servono a questo, a proteggerci ed indirizzarci. E quando non ci accorgiamo più di loro, allora si ripiegano su se stessi, come quello di questa copertina dipinta da Luna Berlusconi, che poi per me è stata un altro angelo. L'angelo del dolore, stanco, afflitto dal nostro relativismo nichilista, che ci sta rendendo ogni giorno arrendevolmente senza più speranza. Vorrebbe tornare a battere le ali e illuminare con la sua luce la nostra vita. La sua funzione è questa, ma se dentro ognuno di noi sparisce la fede e la ricerca del mistero di Dio, allora nessun miracolo compare all'orizzonte. Così, ciò che è divino prende le vesti umane di un filantropo multimilionario e le sue preghiere la forma di un grafico o di uno spietato algoritmo. Un hub sostituisce l'anima ed un lockdown il bisogno di comunità. E se l'idiozia di re luciferina di qualche attivista antirazzista, quindi lui il vero razzista, chiede la rimozione dell'arcangelo Michele che schiacciando il collo di Satana ricorda l'immagine di George Floyd, allora è il caso proprio di dire sì, non c'è più religione. Ed è giunta l'ora di ridestare quell'angelo deflagrato su se stesso, perché torni ad illuminare la nostra via per renderci di nuovo liberi da questa schiavitù che ora chiamano epidemia.